Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ark Ascended. In questo episodio partiremo alla ricerca di due creature. Prima c'era infestato, adesso non ne abbiamo trovato neanche una. Alla fine, dopo una ricerca estenuante, ce l'abbiamo fatta, ne sono successe di tutti i colori. Non aggiungo altro, buona visione. Carissimo signor Giobatta, ma come andiamo? Come va? Come va? Allora, siamo di nuovo qui, sì, siamo sul tetto oggi. Siamo sul tetto perché lei deve fare il cretino anche qui. Ecco, guardi un pochettino, voleva dare una beccata su una spalla al Griffin, eh? Non dico niente. Guardi come la sta guardando. Quella povera creatura starà pensando: ma chi cazzo è sto imbecille? Ma vabbè, dettagli. Allora, diamoci un pochettino da fare perché abbiamo tante cose da fare. Ok, dopo esserci liberati un pochettino l'inventario, abbiamo un bel po' di cose da fare oggi. Oggi volevo tamare, se possibile, una creatura molto particolare che ho già preso, anzi veramente che ho già rubato, ma che mi ci è morta in circostanze inspiegabili proprio. Allora, la mia idea sarebbe quella poi di trasportare tutti gli animaletti che abbiamo là nella nuova base. Ovviamente prima devo finirla. E lì lasciarci giusto un bancone e il costruttore, come cacchio si chiama, per le riparazioni. Può tornarci utile comunque lasciare anche una base lì. Tanto voglio dire, lì non è che ci sia moltissimo che ci possa attaccare, ecco. E il problema sarà appunto portare tutta la roba di là, non sarà assolutamente semplice, ma vabbè, ci possiamo riuscire. Signor Giobatta, ci risiamo, porca di quella Eva! Ma va, fanculo! Bestia di merda, vai via! Ti segue sempre? No, non ci segue più! Ma che cazzo di bestia maledetta! Che schifo! Eccola lì! Allora, neanche la mod mi dice come può essere tamato sto schifo! Vabbè, non credo che mi interessa! Non credo proprio che mi interessi, sono abbastanza insettofobico! Direi proprio di sì! Guarda che arriva, mi fermo un attimo a riposare e lui arriva subito a spaccare le balle. Vabbè, tanto la chitina ci serve, assolutamente sì. Allora, leviamoci di nuovo in volo e vediamo un pochettino di trovare un... Allora, sauro. No, volevo trovare gli allosauri da portare nella nuova basetta. Voglio dire, non credo che ci serviranno là, però avere un po' di difesa più... Schifo non fa. Ok, qua abbiamo un Rex. Dove c'è Rex c'è speranza. No, in realtà non era così, però vabbè, più o meno, via, più o meno. Dove cacchio saranno un cavallo? Anche tu prima o poi, molto, poi sarai mio, sappilo. Allora, il problema della zona della nuova casa è uno solo. Cioè, la temperatura che va troppo alta, veramente tanto alta. E anche all'interno della casa, nonostante ci abbia messo tutte le strutture, eccetera, eccetera, non mi dà la protezione domus. Cioè, la protezione della casa, appunto. Non riesco a capire perché. Boh, non lo so se è un bug del gioco, che cazzo ne so io. Potrebbe essere benissimo un bug del gioco, visto che Ark non ne ha bug, proprio niente. Ok, se qualcuno se lo stesse domandando, non è crashato il gioco, ma siamo nella nebbia. Perfetto, si vede veramente un cazzo. Guarda qua, cristalli. Allora, questo gioco c'è dell'incredibile, eh. Io sono venuto qua perché tempo fa, quando lavoravo sulla casa nuova, avevo visto che qui c'erano degli allosauri e anche di bel livello, di abbastanza bel livello. Oh, adesso merda che ce ne sia uno. Ma non ce ne manco più uno. È incredibile! Io una cosa del genere non me la riesco a spiegare. Ogni volta che mi metto in testa di fare qualcosa, gioco, mi taglia le gambe in questo modo. È incredibile. Allora, io non dico niente, ma siamo arrivati a Redwood. Eravamo a fanculo dall'altra parte. Non ho trovato un cazzo di allosauro, manco a pagarlo. Però il titanosauro è comparso. Sì, da nulla proprio. Va bene. Ok, qua abbiamo un carnotauro molto particolare. Caro mio, o sei il dinosauro meno etero della storia oppure sei ferito a morte. Non giudico, però vabbè. Torniamo alla ricerca, lo troveremo prima o poi. Col cazzo, col pensiero. È tipo, quanto cazzo è che sono qua? Ah, soltanto 50 minuti, non ho concluso niente.
Perfetto, perfetto. Andiamo avanti così. Cioè, mi sono infilato nella foresta di Redwood alla fine. Non dico niente. Ce ne sarà magari uno qui? Sfigato, anche di basso livello? No, proprio no. Allora, siamo tornati dalla nostra prima base, che è là a 600 metri. Qua sapevo che c'erano, li ho visti, li abbiamo visti tutti. Andiamo a cercare qua l'allosauro, erano di livello schifo? Sì, me ne frego. Allora, non sto scherzando, non sto scherzando. Sappiamo benissimo che qui la zona era piena di Rex, di Carno, di Spino, eccetera, eccetera, eccetera. L'abbiamo visti, li abbiamo visti, quindi, ok. Allora, dov'è? Aspetta, c'è rimasto uno sfigato barionice. E oltretutto un barionice di livello... di livello 43, vabbè. Pensavo tipo 5, 7, 2. Numeri che gioco ci ha abituato ormai. Continuiamo. Oh, da qualche parte saranno finiti, io non li ho fatti fuori. Da qualche parte ci sono. Allora, ma questa è la pianta X? È la pianta X? Questo no. Aia. Aia. Eccoli. Griffin, gentilmente. Mi da... Ah, grazie. Ma era la pianta X quella? No, non era la pianta X. Però lo sembrava. Tempo di merda, Ark. Signore, grazie. Signore, grazie. Un po' meno per l'alfa. Un po' meno per l'alfa. Allora, un po' meno per l'alfa. Però è anche vero che si potrebbe fare una cosa. Allora, erano tre. Ah no, sono rimasti tre, ok. Livello 71. Guarda caso, proprio quello che mi serve per mancarlo clamorosamente. E l'abbiamo mancato di nuovo, ma assolutamente sì. Aia. Ecco, adesso scappaci in acqua possibilmente, rincoglionito. Allora, livello 67. Livello 67. Allora, io se riesco li stendo tutte e tre. Maremma bonina. No, no, Griffin. Oh, Madonna. Allora, cerchiamo di prendere quell'idiota che fa giro giro tondo. Allora, riproviamoci, saremo più fortunati. Non si vede un cazzo. Ma guarda, te. Ecco, stai lì. Stai lì, bravo. Fatti distrarre. A me va benissimo, A me va più che bene. Va benissimo. Adesso stendiamo anche il bronto. Quasi quasi. Abbiamo steso il bronto, perfetto. Quello che non volevo che succedesse è successo. Ma guarda te. Dove cazzo va quell'altro? Quello è sempre lì che gira come un imbecille. Ok, uno lo abbiamo steso, sì, uno lo abbiamo steso. Bravo, pistati con di Murdoch, bravo. Qua c'è la... Guarda l'altro coglione, guarda l'altro coglione. Guarda l'altro coglione, guarda il coglione che spara, che l'ha mancato. L'abbiamo mancato di nuovo, non ci credi che mi viene da vomitare. L'abbiamo preso però adesso, Stai lì, bravo, bravissimo. Ecco, stai ancora un po' lì. Ma guarda te. Minchia sta mira automatica di merda. No, è incredibile, è incredibile. Abbiamo preso qualcosa, sì, abbiamo preso qualcosa. Bene, meglio. Ricarichi, veloce. Ok, stai lì, stai lì, stai lì, bravo, bravissimo, anche te. State lì tutte e due. State lì tutte e due. Uno è andato giù. E l'altro imbecille si è fermato. Quanto... Dai, vai giù. Ma guardate. Oh. Mamma mia. Che dramma. Che trauma. Allora, vediamo un pochettino cosa abbiamo qua. Abbiamo un allosauro a livello... 71. E tu ti prenderai subito... Cosa? Abbiamo un cazzo. Vabbè, to, a te ti do il pesce crudo. Qui abbiamo il culo di un carnotauro livello 7, non mi interessa. E un livello 67 maschio. E tu cosa sei? Dimmi che sei una femmina. Femmina! Perfetto. Allora, onde evitare problemi, perché io lo so già che ci saranno dei problemi con questo. Grazie. Allora, Griffin, vieni un po' qua e dammi tutto quello che c'hai.
Guarda qua, Prime. Ok, dammi tutta la Prime e la diamo a Pitigiu. Oh, già che ce l'abbiamo, usiamola, eh. Allora, un para che corre non è mai una bella cosa, eh. Ma assolutamente proprio mai. Prego, vada pure. Allora, poi dobbiamo assolutamente sbloccare i dardi sedativi. Sì, perché con le frecce, come si può vedere, questo a livello 71 aveva 1700 di vita, adesso ce n'ha 550 scarsi. Non va bene, non va assolutamente bene. Rischiamo troppo di ammazzarli. Anche se comunque questa balestra è una potenza indifferente, eh. Però dobbiamo evolverci. Raptor, Raptor all'orizzonte. Che bello. No, non questa, ma questa. Perché lo so che arriva. Va bene, andiamo a cercarci il male come i medici, per favore. Tanto lo sappiamo benissimo che è là. Due Raptor. Potrebbe essere pericoloso. Due Raptor con uno stego. Non sarà più pericoloso per noi, ma sarà pericoloso per loro. Uno stego, inseguito da un Raptor, che sta venendo verso di noi. Gioco, perché? Perché? Guardalo. A rompere i cogliombari. Ma perché tutti a me? E un allosauro si è tamato. Ciao ragazzo, com'è? Tutto a posto? Livello 106, la mannaggia. Wow. Minchia, cattivo. Facci un po' vedere, già che sei qua. Porca Eva, che bestia. Stai lì. Fatti vedere. Wow. Bello. Bello veramente. Mangia che devi crescere, bravo. Ok, il culo del dinosauro è un po' meno bello, eh. Ma va bene. Ok, piccola macchina di morte. Wow. Spettacolo, spettacolare. Ok, aspettiamo che qua il tuo socio adesso sia domestichi. Come si è messi? Siamo lì, siamo al 99%. Perfetto. Ok. Mamma mia, è stato un disastro, è stato un trauma, eh. Allora, lassù è venuto giù un albero. Sappi che qualsiasi cosa tu possa essere, io ho un allosauro incazzato con la vita e non ho paura di usarlo. Vedi te. Quanto andiamo a vedere di qua cosa c'è? Meglio, una zona pseudo tranquilla. Pseudo, molto pseudo, eh. Va benissimo così, non mi lamento. Permesso, scusi. E anche l'altro allosauro si è tamato. Livello 100. Wow. Ok, vieni un po' qua. Wow. Che due macchine di morte. Ecco, appunto. Stai bravo te, non ti ho fatto niente ancora. Che spettacolo. Viola, blu violaceo così, e rossiccio. Ma siete fantastici. Ok, aspettatemi lì. Poi vi riporto indietro col teletrasporto. Ok, eccoci arrivati a Casuccia. E per la cronaca, gli allosauri dove cazzo sono? Eccoli là, a 1000 metri in quella direzione. Perfetto, richiamiamoli a noi. Allosauro livello 106. Ottimo. E arriva fluttuante. Ok. Cambiamo posizione perché sennò succede un casino. E allosauro livello 100. Eccoli qua. Ottimo. Domanda, ce l'avremo le selle? No, non ce l'abbiamo. Ok, una sella l'avevamo, recuperata chissà dove. E wow, spettacolare. Possiamo fare il paragone con sella e senza sella. Veramente spettacolare. Veramente bellissimo. Wow. Piccole macchine di morte, per nulla letali. Signor Giobatta, anche stavolta ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta. Eccoli, mi mancava la passeggiatina da perfetto imbecille, quale è? Guarda quei poveri dinosauri come la stanno guardando. Guarda come la stanno guardando. Vabbè, lasciamo perdere. L'importante è che anche stavolta ce l'abbiamo fatta. È stato un disastro? Assolutamente sì. Per trovare queste due creature sono diventato scemo. Sono tipo 2 ore e mezza che sono in partita, ma vabbè, dettagli. Ok, e anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Signor Giabatta, diamoci da fare, che abbiamo ancora una valanga e mezza di roba da fare. Terre, vieni. Sei tu Terre? Sì, è lei. Lei è la Terre. Ok, perfetto. Diamoci da fare. Dobbiamo andare di là.
dobbiamo andare di là a fare cose. E per ora fermiamoci qua, siamo riusciti a prendere i due allosauri, maschio e femmina di livello over 100, spettacolo. Il problema è che ci abbiamo messo veramente troppo tempo, veramente tantissimo. Nel prossimo episodio andremo avanti, abbiamo ancora tantissime cose da fare, dobbiamo anche traslocare, sarà un disastro. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco caso che volete, tanto ormai lo sapete, e noi se vorrete ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao!